l'onorevole Giorgia Meloni ad Arezzo. Intanto una prima impressione della sfilata che ha avuto modo di vedere, insomma. No, beh, io mi emoziono tantissimo in queste iniziative e devo dire la prima volta che vedo la giostra. Avevo visto dei video, delle immagini, ma vista dal vivo è completamente un'altra cosa. E immaginare che trovi questa stessa tradizione iscritta nello statuto della città del 1327 ti fa capire una cosa che noi non ricordiamo molto spesso, e cioè che in Italia abbiamo delle tradizioni di secoli e più, che la globalizzazione non ci può togliere, che i cinesi non ci possono copiare, che è la nostra cifra, la nostra identità, è tutto quello che abbiamo, e quindi chi riesce a mandare avanti queste tradizioni fa un lavoro preziosissimo. Andrebbero anche aiutate forse un po' di più? Assolutamente sì, e anche la ragione della mia presenza, certo, mi piace vederla, ma penso anche che la politica debba fare attenzione a dare il suo contributo per preservare questo genere di iniziative. Davvero noi con questo non dobbiamo temere niente finché riusciamo a difendere questo. Un flash finale su questo governo, questi primi passi, come li vedi? Difficile a dirsi, per ora abbiamo visto tanti annunci, molte cose io le condivido, bisogna vedere poi che cosa arriverà in aula, e Fratelli d'Italia fa un po' la sentinella del rispetto di quello che si è detto ai cittadini.